Buona serata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, la seconda parte della trasmissione che va in onda da Radio Gamma 5 alle ore 19. Alle ore 19, come sapete, noi stiamo andando avanti leggendo i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e dal paganesimo politeista. Questa conferenza, che è stata tenuta nel 1997 a San Marino, ha praticamente delineato quelli che sono gli studi sui fenomeni di premorte che stanno avvenendo all'interno di alcuni centri di rianimazione delle grandi città, perché la quantità di incidenti stradali ha portato un flusso tale di fenomeni da capire che c'è qualcosa che non quadra, qualcosa di nuovo all'interno dell'espressione di queste esperienze delle persone in stato di premorte. Bene, con questa sera noi terminiamo praticamente l'esposizione dei relatori e terminiamo con Massimo Biondi e un paio di piccoli interventi. Massimo Biondi, che è un medico, giornalista e pubblicista, e attraverso la sua attività ha seguito particolarmente i fenomeni di premorte. Dico, terminiamo i relatori al congresso, cioè il commento dei relatori al congresso, e poi dalla prossima volta leggiamo le conclusioni della stregoneria e del paganesimo. Perché è importante leggere le conclusioni della stregoneria e del paganesimo? Perché a noi non ci interessa criticare il sistema sociale, criticare le cose, tanto per criticare le cose, ma la critica serve per la costruzione. Cioè, noi critichiamo l'esistente e le interpretazioni dell'esistente in funzione della costruzione della filosofia pagana. Massimo Biondi, allora, nel suo intervento Biondi mette in rilievo un aspetto trascurato da altri relatori: la soggettività, il divenuto, il contesto culturale in cui si sono avute esperienze NDE. A parte i suoi dubbi sulle carenze relative alle informazioni relative ai vissuti NDE, NDE sta per esperienze di premorte, afferma: poiché questi ricordi sono presenti alla coscienza già al momento della risoluzione delle crisi, si attribuisce loro un alto livello di attendibilità e non si avanzano di solito dubbi sull'eventualità che non rappresentino con esattezza i contenuti delle esperienze. In altre parole, sostiene che quanto viene raccontato non viene approfondito, ma lo si accetta in quanto tale, come assoluto. Biondi trova strano questo, in quanto egli afferma che di solito la memoria di un vissuto si focalizza su dei particolari, ma ne trascura altri. Sicuramente altri sono distorti o percepiti attraverso traduzioni soggettive, come l'apparire di esseri trascendentali. Biondi avanza dei dubbi sulle carenze del gioco mnemonico dei vissuti NDE e non ha torto, aggiungo io. Dice Biondi: in considerazione di tutto ciò che è ben noto da tempo, appare ingiustificata la mancanza di qualunque tentativo di valutare le NDE in rapporto alle deformazioni operate dai processi mnestici. Esistono delle carenze di analisi, carenze che non sono comunque in grado di aggiungere dati significativi, se non per quanto già dimostrato in alcuni esperimenti. Attraverso la regressione ipnotica è stato possibile verificare che anche chi affermava di non aver avuto esperienze NDE in realtà, sempre in stato di crisi, in realtà ne aveva avute, se non altro per quanto riguarda gli effetti del bombardamento di sostanze rilasciate dal suo corpo all'atto di una possibile morte. In pratica, l'effetto tunnel, la luce, il senso di benessere fisico, eccetera, eccetera. Biondi passa ad introdurre nel suo discorso le condizioni socioculturali che intervengono, ma anziché mettere l'accento su interazioni fra contesto socioculturale e esperienze NDE in sé, preferisce mettere l'accento su interrelazioni socioculturali e possibilità di raccontare e manifestare esperienze NDE. Esempi:
si racconta esperienze NDE quando ci sono prestazioni mediche, la loro adeguatezza richiama più persone, dunque ci sono un maggior numero di racconti. Industrializzazione e inurbamento, aumento di incidenti, più situazioni di premorte. Cultura dominante può favorire o ostacolare i racconti di chi ha esperienze NDE. Biondi porta ad esempio la statistica Gallup del 1982, in cui si dice che almeno il 3% della popolazione degli Stati Uniti ha avuto esperienze NDE, cioè circa 8 milioni di persone. Un analogo studio di Passarisha, effettuato all'inizio degli anni 90 in India, su un campione di oltre 17.000 persone, soltanto lo 0,001 ha avuto tali esperienze. Non solo, ma le esperienze indiane si sono manifestate quasi esclusivamente in ambiente domestico, a differenza che negli USA, che si sono manifestate in ambiente ospedaliero. Espressi questi dubbi, Biondi passa ad analizzare gli elementi componenti le esperienze di premorte. Partendo dai racconti di premorte, tratta l'aspetto specifico. Secondo vari studi, ci sono percentuali diverse di individui a cui si sono manifestati elementi di premorte in stato di crisi. Secondo Ring, il 50%. Cioè il 50% delle persone hanno avuto esperienze vicino alla morte, hanno avuto esperienze NDE. Secondo Sabon il 42%, mentre Locke e Schultz hanno riscontrato il 22%. Cosa porta alcuni esseri umani a ricordare e altri a non ricordare? Questo è ignoto. Lo stesso vale anche per il fatto che molti esseri umani asseriscono di non aver avuto esperienze NDE durante le loro crisi. Alcuni hanno ipotizzato una certa predisposizione alle esperienze. Si sono presi in esame diversi fattori: sesso, età, grado di istruzione, stato coniugale, ceto sociale, religione, ansia, eccitazione, eccetera. Nessuno di questi fattori ha dimostrato una certa incidenza nel favorire i fenomeni NDE. Da questo Biondi deduce, e insieme ai quesiti sulle circostanze che impediscono ad alcuni individui di provare o ricordare un NDE, mentre in altri favoriscono questa percezione, sono campi tuttora aperti alle indagini. In realtà questa indagine non è possibile da parte di un gruppo di ricercatori, in quanto il soggetto su cui si esercita la ricerca ha un arco di vita pari a quella del ricercatore, e questi non è in grado di sperare in una crisi cardiaca o nel pericolo di vita del soggetto per farsi raccontare un'eventuale esperienza NDE. In altre parole, ciò che favorisce o meno lo sviluppo del corpo luminoso altro non è che la manipolazione soggettiva della carica energetica individuale ereditata dai genitori. La manipolazione ha inizio nell'istante del concepimento per quanto riguarda l'essere feto, e nell'istante in cui si nasce per quanto riguarda l'essere umano, come comunemente inteso. E si manipola scelta dopo scelta, istante dopo istante. Quando si ha l'esperienza NDE, in risposta ad una crisi, il corpo luminoso dovrebbe essere già formato. L'educazione alla manipolazione nei primi mesi e nei primi anni di vita dell'individuo sono fondamentali per fondare il suo divenire. Non esistono, se non in misura limitata, cause oggettive atte a predisporre all'NDE, ma esistono cause soggettive atte a predisporre all'NDE, formando il corpo luminoso dell'individuo come le sue capacità di determinazione e di adattamento all'oggettività incontrata, alla sua capacità di manipolare se stesso, data una qualsiasi oggettività nella quale si trova ad esistere. Alcune oggettività favoriscono il soggetto, altre gli creano ostacoli, ma lo sviluppo del corpo luminoso e per conseguenza le eventuali esperienze NDE sono sempre il prodotto dell'esercizio della volontà soggettiva. Per questi motivi il ricercatore non è in grado di individuare delle cause comuni. L'esercizio della volontà soggettiva è un fattore doppiamente soggettivo, spesso ignorato dallo stesso ricercatore, che non può conoscere il significato di volontà soggettiva in quanto è stato addestrato a scambiare per volontà soggettiva il volere dell'imperio proprio del potere di avere all'interno del quale
è stato educato e che del ricercatore intende servirsi per i suoi scopi. Biondi chiama la sensazione di calma e di benessere nell'esperienza NDE la componente affettiva. Uno stato psichico comprendente calma, pace, benessere e serenità pervasiva. La sensazione si riscontra nel 60% dei casi studiati da Ring, ma anche nel 100% dei casi studiati da Sabon. Si sono anche riscontrati dei vissuti effettivi negativi. Sembra che questi mancassero nei primi studi, poi sono via via aumentati fino a cogliere una percentuale del 20% nei studi di Lindell, Brian e Cunley e del 33% nella ricerca di Garfield citato da Grayson e Bush nel 1992. Affrancandosi dai condizionamenti dei primi tempi, il numero dei ricordi vissuti sgradevoli o infernali è cresciuto. È possibile che i soggetti interpellati nelle prime fasi di ricerca decidessero di tacere. Il problema dell'aspetto affettivo è triplice. È una sensazione legata alla descrizione del mondo che definisce uno stato fisico e psicologico. La definizione di benessere fisico sta a definire sia uno stato psicologico in cui il corpo luminoso viene partorito, sia l'assenza di dolore che la crisi ha portato e il distacco dal morto e dai suoi affanni. Si è già visto come nei momenti di crisi il corpo fisico è in grado di emettere sostanze atte a favorire il blocco del dolore. Quanto si riporta dall'esperienza NDE non è la sofferenza del corpo fisico, ma la sensazione provata dall'emissione delle sostanze è di diverso tipo di percezione della realtà, organizzata dai sensi del corpo luminoso che in quel momento si sono staccati dalla dipendenza del corpo fisico, per chi aveva forza di produrre il corpo luminoso. La ragione può descrivere le sensazioni percepite sia attraverso il corpo luminoso sia attraverso le sostanze emesse. C'è la terza componente che entra in gioco ed è il condizionamento educazionale. Il gioco morale cui l'individuo ha partecipato gioca un ruolo non secondario nelle aspettative soggettive. La fase NDE è la fase in cui il corpo luminoso non diventa assolutamente indipendente, ma c'è ancora un legame col corpo fisico e in modo particolare con le sue fobie e le sue paure. Queste fobie creano dipendenza psicomorale che le crisi di premorte del corpo fisico non cancella completamente. Le paure e le fobie devono essere superate e risolte dal corpo fisico, in caso contrario bloccano la formazione del corpo luminoso. Le paure e le fobie sono dei brutti regali che fa il corpo fisico al corpo luminoso davanti ai fenomeni NDE, creando effetti sgradevoli o infernali. Chi ha condizionamento educazionale cattolico e dovesse, ammesso e non concesso, che per un cattolico fosse possibile, rendere indipendente il corpo luminoso, può vedere essere sotto forma della Madonna, del Gesù o del suo demonio, a seconda di come il suo essere morale si pone. È difficile che per un cattolico questo avvenga, in quanto la sua sottomissione distrugge il suo corpo luminoso. L'intervento delle fobie è sicuramente sgradevole. Sicuramente sono sgradevoli gli attimi attraverso i quali il corpo luminoso supera le fobie regalategli dal corpo fisico. Esiste un altro aspetto che provoca paura. È una paura di origine allucinatoria. È dovuta al fatto di arrivare alla possibile morte del corpo fisico senza avere un corpo luminoso da partorire. Questo crea disperazione per chi vive in ginocchio. Quando subisce una crisi e ha effetti NDE, questi sono vuoti, spesso preferisce non ricordare, ma se dentro di lui c'è consapevolezza e coscienza di possibilità di costruire un divenire non praticato sufficientemente, dunque non sviluppato, subentra il terrore che si avrebbe potuto morire sprecando la propria esistenza. È facile che costoro tornino alle esperienze NDE con visioni di paura infernali. Al contrario, chi aveva un corpo luminoso vivo può vivere uno stato di amarezza per aver mancato l'opportunità di partorire il proprio corpo luminoso. Il terzo punto analizzato da Biondi
viene posto al terzo, il terzo punto viene posto l'uscita del corpo nell'esperienza NDE. Questa è l'unica parte, insieme all'esperienza NDE, che sfugge ad un'analisi con psicofarmaci. L'uscita del corpo per brevi o lunghi tratti è assolutamente inspiegabile se non con l'esistenza del corpo luminoso. In realtà, noi siamo in grado, attraverso la nostra parte interna del cervello, di proiettare i nostri sensi. Più precisamente, possiamo usare i nostri sensi in maniera diversa e su piani diversi della percezione. L'episodio dell'osservatore nascosto ne è un esempio, ma anche le teorie sul cervello rettile sono un esempio di percezione diversa del mondo. Infatti, se il nostro cervello si è evoluto per sovrapposizione e sedimentazione come un qualsiasi altro organo, è facile ipotizzare che la capacità sensoria della parte interna del cervello sia completa anche se inutilizzata nella formazione del giudizio nel fare quotidiano. Esiste sia la capacità di proiettare i nostri sensi, ricordate che la facoltà di parapsicologia sta studiando la formazione dei déjà vu, e può essere fatto sia come sensazione di volo astrale che far uscire il corpo luminoso qualora questo sia formato. Un aspetto è il volo nel tunnel, l'immergersi nella luce, un incontro con entità astrali, e cosa diversa è lo staccarsi dal corpo, vedere cosa viene fatto al corpo fisico, allontanarsi in altre stanze e muoversi. Queste ultime sono esperienze NDE uguali all'OBE, anche se sono magari precedute dalla visione del tunnel entro il quale si ha la sensazione di muoversi dalla luce e dal senso di benessere. Certamente non c'è l'incontro con entità astrali. Questo rappresenta un capitolo comunque a sé. Veniamo a quanto dice Biondi. Di queste esperienze di distacco dal corpo se ne sono state rilevate il 37% degli intervistati da Ring. La sensazione non è necessariamente di distacco, può essere anche semplice dilatazione della percezione. Grayson e Stevenson nel 1980 e Sabon nel 1982 hanno riscontrato questa esperienza in 75% e 99% dei loro intervistati. Altri ricercatori hanno ottenuto percentuali fra il 66% e il 71%. Biondi rileva di non comprendere il motivo di tanta differenza. L'uscita del corpo sembra fosse esclusivamente il risultato della crisi. I soggetti non conoscevano il momento dell'uscita, non erano in grado di sapere quando erano usciti e quasi tutti descrivono i soccorsi ricevuti. Vediamo un attimino se. Da quanto afferma Biondi, le NDE con uscita dal corpo non sono assimilabili all'OBE, in quanto per l'OBE vi sarebbero delle spiegazioni neuropatologiche e poi perché gli effetti OBE si hanno in soggetti rilassati, tranquilli e in stato di benessere, mentre le NDE avvengono in stato di crisi. Probabilmente Biondi non ha mai avuto un OBE, sicuramente. A parte il fatto che non conosco nessun l'OBE è l'uscita del corpo luminoso dal corpo fisico, A parte il fatto che non conosco nessun stato di rilassamento mentale e psichico maggiore di un essere umano in stato di coma. In ogni caso, è da rilevare che l'OBE, prodotto in stato di rilassamento, è un'OBE spontanea, più o meno come un sogno, e si esprime poche volte nella vita, magari per brevi periodi, anche se intensi e molto ricordati dei soggetti. Le altre OBE sono un'altra cosa, sono comunque OBE e NDE solo quando il corpo luminoso si allontana, altrimenti c'è una dilatazione sensoria che può produrre l'immagine del volo, ma è una dilatazione sensoria, ottenibile anche attraverso la somministrazione di farmaci, i cui effetti ultimi sono la distruzione dell'individuo. Queste affermazioni possono trovare conferma nel punto successivo, in cui Biondi tende a dividere le esperienze NDE in due classi distinte, NDE autoscopiche e NDE trascendentali. L'autoscopica è la vera NDE, nel senso che è l'NDE dove il corpo luminoso è pronto, sia pure in maniera diversa, ad essere partorito, mentre nelle NDE trascendentali
se produce una preparazione fisica al fenomeno, ma tendenzialmente è un aborto del corpo luminoso e preparazione alla dispersione della propria energia. Gli effetti NDE del tunnel e della luce sono ottenibili anche attraverso sostanze psicotrope. Dunque, sono effetti dovuti a collegamenti cerebrali diversi e a delle alterazioni nell'uso del sentire. L'effetto tunnel e l'effetto luce che avvolge, ma non abbaglia, sono effetti conosciuti da chiunque pratica concentrazione, meditazione e sognare. Queste pratiche liberano sostanze normalmente non presenti nel cervello e provocano l'alterazione dei sensi e della percezione. Questo avviene anche nei momenti di crisi premortale, specialmente per quanto riguarda sostanze che aiutano a sentire sensazioni di benessere e pace, anche se è da rilevare che quando i sensi sono trasferiti sul corpo luminoso si staccano dalle sensazioni corporee. In stregoneria ciò che importa non sono gli effetti prodotti, ma il lavoro di compattazione soggettiva che porta a questi in relazione alle sfide nel quotidiano. Come dice Biondi, la luce a volte si raggiunge subito anche senza attraversare un tunnel, a volte si entra in una zona buia. Tutto questo è dovuto alle capacità o strutturazioni soggettive nel produrre sostanze psicotrope che intervengono sulla funzione cerebrale insieme alla qualità prodotta e alle zone colpite. Biondi riporta una serie di cifre e di percentuali di riscontro all'effetto NDE. Il tutto dimostra come l'effetto tunnel e l'effetto luce siano fenomeni soggettivi. Biondi insiste molto sul verificarsi di situazioni miste, soggetti che iniziano delle situazioni NDE autoscopiche e finiscono in situazioni NDE trascendentali. Il fenomeno ha due spiegazioni possibili. O il soggetto aveva il corpo luminoso troppo debole per diventare indipendente, oppure il ritorno del corpo luminoso nell'individuo ha permesso al cervello di prendere immediatamente il sopravvento nella gestione della coscienza dell'individuo, trasferendovi il sentire alterato del bombardamento chimico subito dall'organismo nel momento di crisi fisica. L'individuo non percepisce la discontinuità nella sequenza del momento che si è verificata. È così insolito che la sua attenzione non distingue le differenze. Molto più difficile il contrario, anche se non impossibile. Il contrario si verifica più facilmente quando non c'è ritorno, ma nessuno lo può raccontare. In quel caso è come se l'individuo fosse in grado di partorire il corpo luminoso con molta fatica. Inizialmente il bombardamento chimico, alterando la percezione, lo porta a descrivere il nuovo con gli elementi del condizionamento educazionale subito. In secondo tempo, staccandosi il corpo luminoso dal corpo fisico, l'individuo percepisce il circostante con i sensi del corpo luminoso emancipati dal controllo fisico e dal condizionamento educazionale. In questo caso è come se l'individuo fosse in grado di partorire il corpo luminoso, ma con molta fatica. Appare al veggente come uno strisciare. Non ci sono testimoni se non l'osservazione di chi è già abituato ad alterare la percezione, ma se lo va a raccontare viene preso per matto. Una persona che credesse in ciò metterebbe in essere uno stato di fede o di fiducia in un campo dove signori come Biondi stanno tentando di dare valore oggettivo alle esperienze puramente soggettive. Soggettive non nel senso di percezione soggettiva, ma atti messi insieme da divenuti e costruzioni di se stessi attraverso le scelte personali messe in essere durante tutta la propria esistenza. Se tentare di dare valore oggettivo a tutto questo non è un atto di fede, spiegatemi per favore che cos'è la fede. Infatti, dice Biondi, molti autori sostengono che l'uscita dal tunnel, la luce e gli incontri trascendentali sono gli elementi più qualificanti dell'esperienza NDE. Il vero problema di costoro è che considerano la trascendenza, descritta come proiezione del pensiero umano, oggettiva in sé. Per costoro, adoratori di un Dio creatore e speranzosi in qualche forma di paradiso, la forma trascendente è l'unica forma reale. L'unica cosa reale è il loro condizionamento educazionale. Non concepiscono altra forma di esistenza se non quella alla quale sono stati piegati e costretti a sottomettersi.
La distruzione dell'individuo passa essenzialmente attraverso il condizionamento educazionale. Quando si giunge a pensare alla descrizione come unica forma trascendentale, tale da riprodurla nelle crisi di premorte, significa che la distruzione dell'individuo è imminente. Dal momento che la maggior parte degli autori sono sottoposti a condizionamento educazionale, trovano negli stati allucinatori prodotti durante le NDE conferma dell'oggettività del proprio credo. Rimane comunque significativo che negli studi condotti in India risulti che il fenomeno del tunnel, al pari delle visioni autoscopiche, possono mancare del tutto o essere citate in maniera trascurabile. Il tunnel nelle visioni è un susseguirsi di anelli di luce che hanno un movimento come se venissero incontro, per effetto della percezione relativa è come se noi ci muovessimo all'interno di un tunnel. È logico che in India non si riscontrano se non un numero molto basso di effetti autoscopici. L'essere umano non è creato, è divenuto attraverso le scelte effettuate in ogni istante della sua esistenza. Le condizioni in India non sono ottimali per questo, ma miglioreranno e le statistiche successive daranno risultati diversi. Delle visioni di entità trascendentali ci parla Biondi come uno degli effetti che si presenta con maggior frequenza nelle esperienze NDE. Queste sono figure della religione o parenti e amici già defunti. Spesso avvertono che il soggetto dovrà tornare a vivere. Si tratta di effetti del condizionamento educazionale in situazione critica. Dice Biondi, l'incontro con un generico essere di luce, con entità di defunti, con angeli o con divinità, è stato scontrato in quote elevate di testimonianze, 48% in un campione esaminato da Grayson e Stevenson nel 1980 e nella medesima proporzione nello studio di Sabon del 1982. L'analisi dei casi indiani, pur constatando un'elevatissima percentuale di incontri con entità spirituali, il 71% secondo Pasricha, 1995, scusate, presenta una distribuzione di frequenze diverse da quella occidentale. Il contatto avviene soprattutto con parenti e familiari defunti e non già con esseri di luce. Più raro è con esseri di luce ed eccezionale è la visione della divinità. Di solito questo incontro è connotato nei casi indiani da un avviso che viene dato al soggetto che deve tornare indietro in quanto c'è stato uno sbaglio ed era stato preso al posto di qualcun altro. Tutte le percentuali possono essere interpretate come appare più opportuno agli utilizzatori di statistiche, ma nulla vieta di paragonare queste esperienze a varie apparizioni che molti individui hanno nel corso della loro esistenza, dove l'apparizione altro non è che alterazione della percezione ammantata dal condizionamento educazionale soggettivo. L'elemento che lega l'alterazione della percezione in un'esperienza critica quale l'NDE, portandola in visioni trascendentali costruita di immagine proprie della quotidianità, siano esse di parenti che di divinità, è il condizionamento educazionale, la forza che inchioda l'individuo al pensato della ragione. Di questo ogni religione imprime il proprio marchio, magari trovando nella percezione legata al condizionamento educazionale conferma della propria oggettività. Un altro elemento su cui Biondi pone l'attenzione è dato dal rientro nel corpo per chi ha avuto esperienze autoscopiche. Afferma che esiste una consapevolezza interiore della necessità del rientro oppure come messaggio portato da qualcuno. Quando qualcuno avverte la necessità del rientro, normalmente non c'è seguito alle sensazioni di rientro nel corpo, in quanto quel rientro è già avvenuto. Nel caso della percezione della forza che richiama e delle necessità del ritorno, la sensazione del rientro è netta ed equivale alla ripresa della conoscenza dopo uno svenimento dovuto a mancanza di pressione dopo molti giorni di digiuno. E queste sono le mie esperienze personali. Il rientro è dato da una sensazione di adattarsi al corpo e a mano che il rientro avviene c'è la precisa sensazione di riprendere il controllo del corpo e dell'apparato sensorio. E questo avviene anche quando si ritorna dal sognare, cioè quando si passa dal sognare al controllo del corpo.
Di tutto questo non viene riportata statistica, in quanto l'effetto viene rilevato ma non analizzato statisticamente, non considerato importante rispetto all'insieme delle esperienze NDE. Eppure anche le sensazioni del rientro, della forza attrattiva, dell'adattamento della coscienza al corpo sono elementi che attraverso la crisi qualificano l'esperienza di produrre il corpo luminoso all'interno dell'esperienza NDE. Chi analizza l'esperienza NDE è spesso portato a cercare conferme della vita oltre la morte ed è attratto più dalle esperienze trascendentali che in qualche modo confermano e confortano il proprio condizionamento educazionale. Riuscire a diffondere il concetto secondo cui la vita altro non è che un processo di gestazione del corpo luminoso comporterà un'enorme fatica. Davanti a comportamenti formatisi e costruitisi al solo fine di togliere all'individuo le proprie determinazioni, facendogli credere come alla morte del corpo fisico qualcuno, qualunque sia la fede e il suo credo, provvederà il suo futuro, la logica della necessità di prendere nelle proprie mani il proprio divenire troverà ostacoli negli stessi individui che preferiranno la semplicità del sottomettersi alla difficoltà di costruire se stessi usando la propria volontà e le proprie determinazioni. Infine, Biondi ci parla del cambiamento o presunto tale avuto in seguito all'esperienza NDE. Una percentuale del 41% di persone intervistate sostiene ora di avere meno paura della morte. Alcuni si sentono come dei destinatari, un'altra percentuale ritiene di essere invulnerabile, di possedere la sensazione di eternità. Esperienze così intense e inaspettate modificano la qualità emotiva con cui si guarda l'evento finale della propria esistenza. Un fatto curioso è quello delle persone che si sentono meno materialiste. In realtà si sentono meno meccaniciste, non meno materialiste, e prendono atto che esiste uno sconosciuto che non avevano considerato o considerato in maniera diversa. Questa è l'esposizione delle esperienze NDE fateci da Biondi. Da qui si può proseguire con le deduzioni, anche se queste sono state fatte a priori. Nel corso del congresso si è scoperto come molte affermazioni si sono dovute modificare. Questo si è verificato in relazione a due fattori. In primo luogo, i dati statistici non sono stati raccolti in un unico testo e gli elementi su cui puntare l'attenzione non sono omogenei. In secondo luogo, il pensiero a priori da cui partono le indagini sono diversi. In particolare, c'è il ricercatore puro, che si limita a registrare il racconto e a dedurre. C'è lo studioso che per cercare conferme punta l'attenzione su alcuni aspetti più che su altri. Pertanto alcune ricerche sono in grado di riferire dati e cose diverse. È facile pensare che sottrarsi all'assoggettamento nei confronti delle religioni rivelate nella costruzione del divenire umano è tale da condizionare significativamente l'esperienza NDE e della morte del corpo fisico. Pertanto, nulla toglie che proseguendo nel tempo le indagini si verificano dati e risposte diverse. Infine, un ultimo commento va fatto per le esperienze di premorte, che producono esperienze paurose con incontri infernali o di paura. Per quanto riguarda le visioni, gli esseri esseri infernali è dovuto al condizionamento educazionale al pari delle visioni dei santi, di Dio e della Madonna. Le sensazioni di paura sono diverse. Se il corpo luminoso non è pronto per essere partorito, ma c'è la necessità che questo nasca attraverso un'ulteriore sequenza di mutamenti del corpo fisico, si produce la paura della morte come fine di tutto, la paura della morte come terrore di abortire il corpo luminoso. E questa che abbiamo letto è l'esperienza, è il commento della relazione fatta da Biondi. Biondi è un medico che si occupa di queste cose, un giornalista che ha anche scritto su questo, cioè si è anche interessato alla divulgazione e ha fatto una relazione estremamente interessante. Ora, visto che li abbiamo quasi finiti, passiamo a tre personaggi che hanno praticamente concluso il congresso quasi come relatori esterni del congresso. Pertanto,
quello che loro dicono lo commentiamo in breve tempo. Uno di questi è Ovidio Galeazzi, o Galeazzi e Ovidio. Essenzialmente fa la storia della medicina anestetica. Il 16 novembre 1846, quando il chirurgo William Thomas Green Morton praticò a Boston la prima anestesia. Lo scenario ideologico che prelude alla metamorfosi del morire, da impero dell'assenza di un possibile dominio della presenza, è delineato dalla felice confluenza di alcune di queste tematiche di fondo, le quali tutte, curiosamente, investono tanto l'argomento del morire che l'universo delle percezioni, e cioè la presenza del dolore e o del piacere della quotidianità, la possibilità di abolire o sospendere la coscienza, le facoltà sensoriali. 3. La possibilità di reintegrare la coscienza, le facoltà sensoriali. 4. La possibilità di rianimare creature non viventi, autonomi. 5. La possibilità di rianimare creature non più viventi. 6. La possibilità che coloro che ritornano dalla zona d'ombra in cui si è prodotta l'eclissi della normale coscienza possono relazionare attorno alla loro esperienza. L'impostazione generale di queste tematiche spingono la medicina a ricerche che le consentano di sviluppare sia l'anestesia che la rianimazione. Queste ricerche permettono l'individuazione di effetti NDE con una certa sistematicità. Le OBE e le NDE non sono più frutto di racconti di singoli individui, ma vengono riscontrate sistematicamente in moltissimi casi, tanto da essere prese in considerazione e oggetti di ricerca. Le NDE escono dalla mistica per entrare nella sperimentazione. Purtroppo la medicina ne farà quello che vuole, in quanto espressione del comando sociale e non espressione del divenire degli individui. Galeazzi ci ha fornito nuovi elementi attraverso i quali capire lo sviluppo della medicina anestetica e del perché le NDE sono prese in considerazione solo ora. Galeazzi parla anche della letteratura dell'orrore che ha favorito l'interesse del pubblico e a quel tipo di ricerca. Cita il racconto di Edgar Allan Poe del 1845 dal titolo The Fact in the Case of the Valdemar, ritenuto come vero, nel quale si narrava che si sospendeva per 7 mesi la decomposizione biologica. In ogni caso Galeazzi ha arricchito notevolmente l'esposizione del congresso da un punto di vista che gli altri relatori avevano trascurato per concentrarsi sulle NDE. In pratica Galeazzi dice, sì, è vero, noi adesso parliamo di NDE, ma ricordate che se possiamo parlare di NDE è perché nel 1846 è stata cominciata a somministrare l'anestesia, cioè sono stati fatti gli esperimenti anestetici, per cui da allora noi possiamo parlare di questo, e per cui si è sviluppata tutta la scienza della rianimazione con quello che ne consegue. Prima la gente più che essere rianimata moriva, per cui non poteva raccontare il proprio vissuto. E passiamo a Giuseppe Genovesi. Giuseppe Genovesi è specializzato in endocrinologia e psichiatria e ha condotto studi su NDE sviluppatesi in soggetti ciechi fin dalla nascita. Attenzione, in soggetti ciechi fin dalla nascita. Per introdurre la sua relazione, descrive la serie di disturbi della percezione sensoria con rilevanza semiologica. Primo, pseudoallucinazioni, cioè rappresentazioni mentali piuttosto intense, sono riconosciuti come il prodotto del cervello e non portano al delirio. 2. Allucinosi, è la presenza di un oggetto non identificato, hanno carattere di fisicità e proiettano verso l'esterno le allucinazioni, ma il loro giudizio di realtà è correggibile con la logica e l'evidenza. In pratica uno che ha sensazioni allucinosi, basta spiegargli che è solo una sensazione interna, solo una proiezione interna e non succede niente. Diverso invece è il discorso per quanto riguarda le illusioni, che sono distorsioni e completamenti non reali di un oggetto esterno reale. Possono avere carattere delirante e non correggibile con la critica e con l'evidenza. Cioè chi si illude che c'è Dio, è inutile parlargli che Dio non esiste, si illuderà sempre che questo esiste.
ed è una forma di illusione che ha caratteri psichiatrici, a proposito di chi mi dà del matto, no? Allucinazioni, è la percezione senza oggetto con caratteri di fisicità e di proiezione spaziale esterna. Non sono correggibili né con la logica né con l'evidenza ed hanno contenuto di autoriferimento, connotazione delirante. Di solito chi ha allucinazioni, non so, arriva il figlio morto, arriva un sacco di cose e hanno anche una sensazione di fisicità, cioè sono anche consistenti. Le allucinazioni sono quelle che maggiormente interessa il lato chimico. Genovesi si sofferma sull'aspetto delirante e l'aspetto percettivo del fenomeno allucinatorio. A Genovesi il fenomeno interessa molto in quanto la condizio sine qua non è che esista una memoria percettiva. Ciò significa che per avere un'allucinazione uditiva è necessario essere capaci fin dalla nascita di udire. Per avere un'allucinazione visiva è necessario essere capaci fin dalla nascita di vedere. Genovesi ha lavorato con ciechi fin dalla nascita. Ha potuto analizzare 14 soggetti ciechi fin dalla nascita di età fra i 24 e i 74 anni, con esperienze NDE, e li analizza con i test del Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Sono dei test comunque di analisi psicologica, forma ridotta di 375 voci, e lo Start and Training Anxiety Inventory, è un'altra forma di test. I risultati dei test hanno evidenziato due soggetti di 45-32 anni che hanno riferito esperienze vissute durante NDE completa di tutte le visioni che di solito fanno tutte le persone che hanno vissuto una NDE, ma erano ciechi fin dalla nascita. Da qui le deduzioni di Genovesi, secondo cui gli stati allucinatori all'interno delle NDE sono indipendenti dalla percezione visiva posseduta dal soggetto. Genovesi sembra dire che la percezione visiva prodotta dalla NDE libera il soggetto dalla cecità posseduta fin dalla nascita. L'NDE, secondo Genovesi, dimostra una relazione diretta anima e corpo, dove la percezione dell'anima libera la percezione del corpo dalle sue limitatezze. Genovesi vede un grande vantaggio nell'abbandono delle diffidenze da parte della scienza sugli effetti NDE. E questa è la sua ipotesi. E adesso passiamo all'ultimo relatore di quel congresso, che è Aureliano Paciolla. Paciolla, anche lui, vediamo un attimino chi è Paciolla, è un psicologo ed è un teologo della Pontificia Università, cioè praticamente del Papa. Paciolla premette che le esperienze di premorte rappresentano dei vissuti che precedono la morte, non la seguono. Ciò che maggiormente interessa della relazione di Paciolla sono le 14 ipotesi di interpretazione chimica del fenomeno di premorte. Cosa ci dice praticamente Paciolla? Queste 14 risposte possibili sono un riassunto ideale che ci permette di chiudere gli interventi congressuali. In pratica dice Paciolla, guarda che queste 14 ipotesi deformazione delle esperienze di premorte. Cosa sono queste 14 ipotesi? Dice, disfunzione del lobo limbico, allucinazioni, deprivazione sensoriale, 4, anossia cerebrale, stato di coscienza alterato, riattivazione del ricordo di nascita, regressione al servizio dell'io, difesa contro la minaccia di morte, depersonalizzazione, gli archetipi junghiani, psicodinamica esistenziale, dissociazione, transipnotica. Le spiegazioni scientifiche sono spiegazioni che non spiegano, ma in compenso forniscono rifugio ai cervelli per bloccare ogni ricerca. La ricerca è tale solo se esiste un dato oggettivo, un dato valido e riproducibile. Come si può riprodurre la soggettività di un essere? Si può rappresentare statisticamente, ma il soggetto che forma la statistica in quel gruppo si colloca? Soltanto in stato vicino alla morte lo può sapere, e comunque troppe cose in questo congresso non sono state dette. E con questo finiamo l'analisi delle relazioni. E visto che abbiamo
ancora un pochino di tempo prima di attaccare i telefoni per qualche minuto, cominceremo a leggere anche le conclusioni della stregoneria pagana. E il primo passo che vi leggo alle conclusioni della stregoneria pagana è abbastanza breve, sono, si tratta in tutto di 10 capitoletti brevi, e dirci il primo gli interessi delle scienze, 2 gli interessi delle religioni rivelate, 3 il condizionamento educazionale, 4 nascita e morte, 5 la struttura del corpo fisico, 6 obe in NDE, 7 la distruzione della costruzione, 8 la costruzione del corpo di energia, 9 il discorso sull'iboga, 10 esperienze infernali. Questi 10 capitoletti sono le conclusioni della stregoneria, e vi leggo soltanto la prima. Gli interessi delle scienze. In riferimento agli effetti di premorte, è importante stabilire quali sono gli interessi delle scienze nella ricerca, i suoi intenti, i suoi fini. Solo in questo modo si può comprendere come possono procedere le analisi scientifiche. Non esiste un interesse economico, se non per quanto riguarda la sperimentazione di sostanze che possono essere utilizzate nelle questioni mediche. Ma c'è un intervento un po' più fantascientifico, ed è il controllo oggettivo della morte. La morte è un atto soggettivo, che non è mai stato gestito da nessuno. Si è sempre detto che davanti alla morte si è tutti uguali, eppure si muore in maniera diversa. Anche i tempi della morte sono diversi. Ma la morte in sé è uguale. Cosa accade dopo? Chi ha denaro da spendere vorrebbe sapere cosa succede dopo. Per questo motivo molte persone danno soldi per sapere qualcosa sul dopo morte. Se si sapesse oggettivamente il dopo morte, si potrebbe migliorarlo. Questa è la speranza. Ma la morte è sempre un elemento soggettivo, e gli elementi che concorrono a renderlo un elemento oggettivo sono moltissimi. Soggettivo sono moltissimi. È interesse della scienza appropriarsi del dopo morte, ma non è interesse della scienza stabilire come si deve vivere per morire bene. La scienza ha interesse a prolungare la vita fisica di alcuni, magari facendo a pezzi qualcun altro. La scienza è organizzazione della fisicità dell'esistenza. Nell'esistenza fisica la scienza finisce. Dove finisce la scienza, interviene la religione e la filosofia. La morte e il dopo morte è espressione della vita fisica nel quotidiano. Sono le singole scelte fatte dall'individuo e la loro interiorizzazione. Questo non è commerciabile, come non si può commerciare la psiche di una persona. Non esiste solo la sostanza come l'energia vitale. Esiste la capacità soggettiva di compattarla e manipolarla, e questo appartiene al divenire dell'individuo, ad un numero infinito di variabili che solo la relazione fra oggettività e soggettività dell'individuo è in grado di determinare. Uno schema funzionale in un'oggettività è negativo e distruttivo in un'oggettività leggermente diversa. Se la scienza individuasse la sostanza per riuscire a far sopravvivere la coscienza dopo la morte, la commercializzerebbe immediatamente. Ma in quel momento a che scopo affrontare la vita? A che scopo spaccarsi la testa delle contraddizioni quotidiane? Inoltre, come si affronta l'eventuale vita dopo la morte? Com'è quella vita? La scienza dovrebbe rispondere anche a queste domande, ma nel momento in cui lo farà, distruggerebbe il senso stesso della sua esistenza. La scienza può registrare, analizzare, numerare, ma non può scoprire, perché l'oggetto della ricerca è fuori dalla sua portata, esattamente come il mondo della vita quotidiana è fuori dalle possibilità comprensive dell'essere feto. E questa è la prima conclusione sugli interessi della scienza. Cioè, perché la scienza va a studiare i fenomeni di premorte? Quali sono i suoi interessi? I suoi interessi cominciano là e finiscono là. Va bene. Allora, dalla prossima settimana andremo avanti sempre con le conclusioni della fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria, paganesimo politeista, le conclusioni della stregoneria. Va bene, io vi riattacco i telefoni, per cui se qualcuno vuole insultare può accomodarsi. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, detto questo,
perché a noi ci interessa il discorso di morte? Perché la morte è l'ultimo grande bisogno degli esseri umani, cioè la morte come bisogno, avere il bisogno di morire. È una bestemmia, cioè dita tranquilla. Se io vorrei vedere qual è il cattolico che spera di morire per arrivare al suo Dio, lo stesso Wojtyla supplica di restare vivo per la disperazione con la quale ha costruito la sua vita, spera continuamente di proseguire, di vivere ancora, se Dio vuole, se Dio permette, se Dio consente. Cioè la sua disperazione è a un livello talmente alto da non poter trasformare assolutamente la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ha vissuto distruggendo se stesso, e di questa distruzione ora ne ha paura. E comunque la vita è un atto attraverso la quale noi costruiamo noi stessi, e la vittoria della costruzione di noi stessi è l'atteggiamento, il modo di essere davanti al quale andiamo ad affrontare la morte. Questo è il capolavoro. Allora la morte diventa bisogno, bisogno della morte, soltanto all'interno di quegli individui che hanno vissuto sufficientemente, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, a livello tale da aver plasmato il proprio corpo luminoso, di averlo costruito giorno dopo giorno. Perché la vita è un atto attraverso il quale noi costruiamo noi stessi. E non esistono altre possibilità dopo, non c'è reincarnazione, non c'è paradiso, non c'è inferno, non c'è ritorno in vita, non c'è niente. E quello che noi affrontiamo, lo affrontiamo con le nostre stesse forze. È come in stregoneria, quando io dico, quando arriva le crisi, cioè quando qualcuno ti spara in testa, quella pallottola la fermi o la affronti con le forze che hai costruito nella tua vita, cioè con le condizioni che hai sistemato nella tua vita. Dopo è troppo tardi, cioè non si può fermare la pallottola che ti viene incontro, la stregoneria non è in grado di fermare, cioè non è il fermati vento o risorgi Lazzaro. La stregoneria è arte attraverso la quale costruire strategicamente la propria esistenza, per trovarsi al momento giusto, al posto giusto, con la forza, l'energia e la velocità sufficiente per afferrare la nostra occasione. Questa è l'arte della stregoneria. Non è il fermati vento, non è vincere il lotto, non è la fortuna. Cioè la fortuna è un'altra cosa, è una cosa pagana, una cosa precisa, ma comunque non è quello che viene inteso comunemente come fortuna, non è il vincere il lotto, non è il colpo di bacchetta magica, è l'arte di costruire strategicamente la propria esistenza. E costruire strategicamente la propria esistenza ci porta ad essere al posto giusto, al momento giusto, ed afferrare in modo veloce, avere energia per afferrare in modo veloce la nostra opportunità. Pertanto se noi costruiamo noi stessi, abbiamo la velocità per afferrare la nostra opportunità. Se noi non costruiamo noi stessi, non abbiamo né l'energia né la possibilità di essere al posto giusto, al momento giusto, e di avere la velocità sufficiente per afferrare la nostra opportunità. Ed è importantissimo questo, perché è inutile che dopo diciamo io sono fortunato o io sono sfortunato, a me mi è andato tutto male, o poverino che sono stato io, o cosa mi succede. No, quello che ti succede a te è quello che tu hai praticato durante tutta la tua vita, quello che tu hai costruito. Chiaramente le condizioni dell'oggettività ti hanno anche magari impedito di costruirti, ti hanno impedito di prenderti in mano la responsabilità della tua vita. Il prete ti ha insegnato a metterti in ginocchio a pregare, il prete ti ha insegnato ad andare da Sant'Antonio ad accendere il cero anziché ad affrontare le contraddizioni e avere gli strumenti per affrontare le contraddizioni. Chiaramente qualcuno ti ha privato, chiaramente il sistema sociale era organizzato in modo tale da portarti a pregare anziché portarti ad afferrare nelle tue mani la tua esistenza. Chiaramente queste cose hanno coinciso, ma all'interno di quelle cose tu ti sei adattato, all'interno delle cose tu hai scelto, oppure non avevi altra scelta, indubbiamente. Però queste hanno costruito la tua distruzione, cioè questo ti hanno portato in quel momento ad essere sfigato, a non essere in grado di prenderti in mano la responsabilità della tua vita, a non averla, a essere sfortunato davanti alla tua esistenza, ad essere in cattive condizioni. Questa è la differenza fra quello che sapeva nuotare e quello che non sapeva nuotare.
Tutti e due hanno preso il gommone per passare dall'Albania all'Italia. Il gommone scoppiato, sono finiti in acqua. Quello che aveva passato il tempo a imparare a nuotare arriva. Quello che invece non aveva passato il suo tempo a nuotare perché non gliene fregava niente e sperava che il gommone arrivasse, il gommone non è arrivato ed è affogato. Cioè quello che noi costruiamo, quello che noi facciamo nella nostra esistenza, quello che noi coltiviamo, quello che noi amiamo, le nostre passioni, i nostri desideri, che dobbiamo coltivare, che dobbiamo costruire giorno per giorno, sono quelli che ci danno la forza per affrontare l'esistenza. E la stregoneria è l'arte attraverso la quale noi viviamo strategicamente, è l'arte attraverso la quale noi cessiamo di subire il condizionamento educazionale da parte dell'oggettività in cui viviamo e decidiamo di cominciare ad usare la nostra volontà e le nostre determinazioni. In quel momento l'individuo diventa un Dio, in quel momento l'individuo diventa magico, in quel momento l'individuo diventa un apprendista stregone. Basta, adesso va bene, sono costretto a vivere in queste condizioni, però scelgo, magari andrò a sbattere con la testa contro il muro, ma io ho scelto di andare a sbattere con la testa contro il muro, io ho fatto le mie scelte, esercito la mia volontà, magari sono arrivato troppo tardi, non ve la faccio più, però ci provo, e provarci significa costruire un buon sistema sociale, significa costruire delle buone condizioni di vita, significa impedire a chi mette in ginocchio le persone di continuare a farlo. Prendendosi in mano la responsabilità della propria vita, si diventa apprendisti stregoni. Questo è l'essenza del discorso. E diventando apprendisti stregoni, prendendosi in mano la responsabilità della propria vita, si trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Perché non ci sono altre possibilità. Non c'è una seconda possibilità, non c'è una reincarnazione, non c'è un paradiso, non c'è il risorgi Lazzaro, non c'è la rinascita. Cioè c'è la rinascita, ma nel senso che non c'è resurrezione e non c'è giudizio universale. Quello della rinascita è un altro discorso, perché in stregoneria si va a dire rinascita ogni passaggio di stadio della persona. Cioè quando il feto muore e nasce l'essere umano, nasce il fanciullo, si dice che quello è una rinascita. Quando muore il fanciullo e nasce l'essere umano adulto, si dice che quella è una rinascita. Quando muore il corpo fisico e nasce l'essere luminoso, si dice che quella è una rinascita. Però è una cosa diversa, cioè una cosa che fa parte dell'adonismo, per esempio di Adone e delle regioni misteriche, è una cosa diversa dal ritornare alla vita, cioè dal rinascere nello stesso stadio in cui si è. E non c'è metempsicosi, non c'è nient'altro che noi stessi. Vediamo l'ultima telefonata, poi. Pronto? Ciao, sono Gianni. Ciao. Senti, volevo chiedere una cosa. Nel paganesimo. Pronto? Sì, dimmi. Fischia tutto? Dimmi. Nel paganesimo. Sì? L'uomo è visto sempre come il prodotto finale dell'evoluzione oppure. Voi pensate che l'uomo possa essere non l'ultima spiaggia, ma oppure la meta, diciamo, dell'evoluzione, ma un passaggio intermedio? No, Gianni, è uno dei tanti esseri della natura. Sì, e non è detto che la ragione. No, ma ho capito, non guardarlo in senso spaziale, nel senso di vedere uno dei tanti elementi, sì? Ma in senso temporale, siccome la natura si evolve. Sì. Ecco, così come l'uomo è apparso in un certo momento, probabilmente si trasformerà e diventerà diverso, potrà anche sparire. Sì, esatto, quello che penso anch'io, ma ecco, volevo sentire appunto il tuo pensiero, va bene. Il pensiero della tua dottrina. D'accordo. Grazie. Ciao. Cioè, noi consideriamo l'essere umano per quello che è in questo momento. Però noi sappiamo che ci siamo trasformati, per cui ipotizziamo che potremmo ancora trasformarci, questo è indubbio. Potremmo anche sparire dalla faccia della Terra, questa è un'altra possibilità. Cioè, noi non abbiamo una verità a cui affidarci, noi diciamo è così o è diverso da così. Noi sappiamo che ci siamo trasformati e che continueremo a trasformarci. Non esiste un finale, probabilmente avremo un cervello ancora più grosso, avremo un pensiero migliore, però non esiste un fine. Pronto? Pronto, ciao. Ciao. Sono Giuseppina, volevo sapere, dopo se mi rispondi alla radio perché ho il telefono che sento poco, come usi la stregoneria e la magia? Ciao, grazie. Ciao. Allora, io devo chiudere qui la trasmissione, però una risposta brevissima finché non arriva l'altro speaker.
Allora, come uso io la stregoneria? Io ho passato 2 anni quasi a parlare del crogiolo dello stregone. Che cos'è la stregoneria? La stregoneria è prendersi in mano la propria attenzione, non permettere a nessuno di ingabbiare la propria attenzione, è sospendere il giudizio, è usare un atteggiamento scettico davanti alla vita. La stregoneria è prendersi in mano la responsabilità delle proprie cose, è praticare la meditazione, è praticare la contemplazione, ma è essenzialmente la capacità dell'essere umano di vivere d'agguato, praticare e sognare, e di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita. È come se l'essere umano, per prendersi in mano la responsabilità della sua vita, si attrezzasse, cioè si costruisse gli attrezzi per prendersi in mano la responsabilità della sua vita. Allora impara a sospendere il giudizio, perché imparando a sospendere il giudizio non emette i giudizi imposti. Impara a usare un atteggiamento scettico, così non aderisce supinamente a cosa gli propongono, ma si ferma un attimo per riflettere. Impara ad usare la contemplazione, impara a usare il sognare. Di tutte queste cose che ne ho parlato per 2 anni, Giuseppina, io ne parlerò ancora, appena finisco gli oracoli caldaici, riprenderò ancora gli argomenti del crogiolo dello stregone, e prenderò magari il discorso sul mobbing, prendendo il punto sul mobbing, l'applicazione pratica degli elementi del crogiolo dello stregone in stregoneria, cioè per affrontare per esempio una situazione critica come quella di mobbing. Bon, visto che i ragazzi ancora non sono arrivati, vado avanti ancora un paio di minuti finché non arrivano, riprendo la domanda che mi ha fatto Gianni e blocco naturalmente i telefoni perché mi preparo a scappare via appena me lo arrivano. Il punto è che non esiste un finale nell'evoluzione, cioè posso dire in questo momento io esisto temporalmente, per cui tutti gli esseri che sono venuti prima di me avevano come fine il far nascere me, cioè mio padre, mio nonno, il nonno del mio nonno, dal primo essere, al brodo primordiale, la fine della catena sono io, dopodiché viene mia figlia e non so dove andremo. Per cui anche per gli esseri umani come specie non esiste un fine dell'evoluzione, un fine del cervello, un fine del pensiero, un fine del modo di essere, il modo di rappresentarsi, il modo di sentire, di percepire il mondo. Io non lo so, io so solo che devo fare del mio meglio adesso e lasciare qualcosa in eredità a chi viene dopo. Per cui se io mi modifico e prendo in mano la responsabilità della mia vita, a mia figlia gli do in mano qualcosa di più, che sono quel qualcosa di più che lei spende nella sua vita, sono delle opportunità maggiori della sua vita. A sua volta mia figlia, se riuscirà a fare del suo meglio nella propria vita, è darà qualcosa in più ai suoi figli, cioè darà quella opportunità in più. Al contrario, se io mi metto in ginocchio, è come se togliessi a mia figlia una opportunità in più per costruire la sua vita. Cioè io, distruggendo me stesso, in pratica danneggio mia figlia che dovrebbe invece costruirsi. Per cui li porto via degli strumenti con cui costruirsi. Bon, io sono le 8:05, chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con gli oracoli caldaici e con i discorsi soliti che facciamo, sia sugli articoli di giornale sia altre cose, e alle ore 19 con i fenomeni di premorte interpretati da stregoneria del paganesimo politeista. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio di tutto, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.